Nuovo appuntamento con Panorama Immobiliare, l'approfondimento di Immobil News dedicato al mondo del mattone. Oggi parliamo di soldi e come sempre lo facciamo con l'aiuto di un esperto. Diamo il benvenuto ad Adamo Liguori, capo area Campania, Basilicata e Lazio di Auxilia Finance. Ben ritrovato Adamo. Buon pomeriggio Roberto, buon pomeriggio. E allora partiamo subito entrando in argomento, anche perché si parla tanto di soldi, si parla tanto ovviamente di tutto quello che è accaduto nell'ultimo periodo e di come si fa ripartire o comunque continuare nel segno ovviamente della crescita globale. Però prima di tutto questo, prima ecco di chiederti anche qualche consiglio, cerchiamo di partiamo dall'inizio. Che cos'è Auxilia Finance e chi meglio di te, che una figura di spicco di questo marchio legato in ogni caso al mondo della FIAP, mi può ecco spiegare di che cosa si tratta quando sentiamo Auxilia Finance? Grazie Roberto. Auxilia Finance è una società di mediazione creditizia di proprietà della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, quindi come tu giustamente anticipavi. In quanto società di mediazione creditizia, quindi noi ci occupiamo di consulenza del credito a 360 gradi, quindi andiamo a soddisfare qualsiasi esigenza creditizia del nostro potenziale cliente. Il nostro settore di competenza è il settore retail e, come anticipavo prima, quindi operando a 360 gradi ci occupiamo sì di operazioni di mutuo, con tutte le finalità logicamente collegate, ma anche di prestiti personali, cessione del quinto, deleghe di pagamento, anticipo, TFS o di prodotti assicurativi sempre abbinati all'ambito creditizio. Questa attività viene svolta grazie alla presenza di oltre 350 consulenti del credito senior presenti sul territorio nazionale, formati e abilitati quindi all'esercizio delle attività, e grazie a tutta la nostra struttura di back office, segreteria, amministrazione che supporta la nostra rete. Quindi un modello di servizio questo di consulenza del credito che si offre ovviamente sia agli agenti immobiliari ma anche ai clienti che contattano direttamente Auxilia. Assolutamente sì, in quanto di proprietà della federazione, quindi Italiana Agenti Immobiliari, Auxilia nasce per supportare in primis l'attività delle agenzie immobiliari, quindi per supportare tutti quei clienti che hanno interesse ad acquistare un'unità abitativa e richiedono un'operazione quindi di mutuo. Noi operiamo sicuramente, come dicevo prima, a 360 gradi, quindi ci sono anche tanti clienti diretti che in qualche modo richiedono la consulenza di Auxilia Finance. Da questo punto di vista noi ci caratterizziamo per un modello di servizio ben preciso che definiamo in accentrato, dove il nostro consulente ha la possibilità attraverso i sistemi banca di avere la stessa operatività di un gestore di una filiale di un nostro istituto di credito partner. Quindi io agente immobiliare ho la mia agenzia, ho la mia struttura, sono cambiate finalmente le leggi, posso anche mettere il naso al di fuori di quella che è la pura e semplice compravendita di immobili, ma andare anche verso questi discorsi che riguardano appunto il credito, l'economia, i mutui e quant'altro, e quindi posso acquisire il know-how di Auxilia e quindi tutti i servizi poi da girare a mia volta ai clienti. Sì, allora assolutamente sì, il cambio della normativa, come dicevi tu, è assolutamente una grande opportunità per gli agenti immobiliari. È stata eliminata, diciamo, l'incompatibilità, quindi non esiste più l'incompatibilità già dallo scorso anno, e quindi gli agenti immobiliari possono ritornare a esercitare l'attività di consulenti del credito. In Auxilia Finance questa attività viene svolta col supporto dei consulenti del credito senior, quindi grazie a questa sinergia, a questo gioco di squadra tra il mondo Auxilia Finance e il mondo degli agenti immobiliari FIAIP, sicuramente tutti abbiamo la possibilità e l'opportunità di cogliere delle nuove opportunità di business. Ritornando al modello di servizio, come ti dicevo, abbiamo un modello di servizio accentrato che sicuramente rappresenta un valore aggiunto per le agenzie immobiliari,
in quanto di fatto abbiamo la possibilità di portare la banca all'interno delle agenzie immobiliari. Il nostro consulente può intervenire all'interno dell'agenzia immobiliare, svolgere l'attività di consulenza, istruire l'operazione all'interno dell'agenzia immobiliare, consultare l'operazione di finanziamento, verificare anche la bontà del datore di lavoro, del nostro eventuale potenziale cliente. Quindi c'è un rapporto diretto tra consulente del credito e organo deliberante. Questo rapporto diretto ci consente di velocizzare il processo di lavorazione delle pratiche di mutuo, ma soprattutto di avere un governo dell'operazione diverso. Il governo dell'operazione diverso dà la possibilità agli agenti immobiliari, ripeto, di dettare anche tempi per la formalizzazione della compravendita. Ecco, tu hai fatto più volte riferimento al consulente senior, quindi esiste anche un consulente junior? Assolutamente sì, è una figura nata con il cambio della normativa. Identifichiamo con il ruolo di consulente junior tutti quei consulenti del credito che esercitano anche l'attività di agenti immobiliari, a differenza dei consulenti senior invece che sono rappresentati da quei colleghi che esercitano esclusivamente l'attività di consulenti del credito e sono anche di supporto ai consulenti junior per lo svolgimento della loro attività nell'ambito creditizio. Ecco, perfetto, mi hai chiarito il concetto. Parliamo anche un po' anche del modo operativo, perché si è lavorato e si sta continuando a lavorare molto in smart working da lontano, quindi magari pratiche, documentazioni, firme digitali, insomma, anche tutto questo può essere fatto con l'aiuto di Auxilia. Assolutamente sì, Auxilia Finance è un sistema, è un modello di servizio molto innovativo, basato sulla possibilità di offrire anche un servizio di consulenza a distanza, quindi un servizio di consulenza on demand per ottenere da subito una prequalifica delle operazioni di finanziamento. La modulistica Auxilia Finance viene firmata esclusivamente con la firma digitale, quindi il nostro cliente riceve l'OTP, il codice OTP sul proprio cellulare e successivamente poi tutta la modulistica firmata in digitale mezzo mail. Il processo operativo, come dicevo prima, è accentrato, quindi è in remoto, non abbiamo necessità di recarci presso le filiali dei vari istituti di credito e quindi evitare tutte le problematiche che oggi stiamo vivendo di accesso alle filiali degli sportelli bancari. Quindi abbiamo la possibilità di poter servire il nostro cliente comodamente, diciamo, anche da casa e a distanza. Ecco, perfetto, quindi abbiamo fatto anche chiarezza su questo settore. Iniziamo allora a cercare anche velocemente di capire quali sono stati i danni che sono rimasti un po' a tutti noi cittadini di questo periodo. Insomma, ecco, con Auxilia è anche possibile avere una valutazione del credito, insomma, che cosa è diventato, ecco, dal punto di vista economico un possibile utente prima di andare avanti poi in qualsiasi altra direzione. Diciamo che la situazione economica attuale logicamente ha avuto delle ripercussioni anche nell'ambito creditizio. Sicuramente c'è ancora di più una maggiore attenzione verso la fonte di reddito del nostro potenziale cliente, quindi un'analisi ancora più dettagliata dell'eventuale datore di lavoro del nostro cliente. Anche da questo punto di vista noi abbiamo gli strumenti per fare delle analisi dettagliate sul datore di lavoro del nostro potenziale cliente o sul nostro cliente. Questi strumenti ci consentono in tempo reale di avere, diciamo, un quadro completo e chiaro della situazione economica dell'eventuale datore di lavoro e quindi istruire l'operazione, diciamo, con un quadro sicuramente molto più completo. Come dicevo prima, c'è sicuramente un'analisi maggiore dei datori di lavoro per le problematiche che tutti noi conosciamo. Ci sono tante aziende che hanno aderito alla cassa integrazione, ci sono tanti settori in questo momento hanno delle grosse difficoltà, quindi sicuramente diciamo in questo momento l'accesso al credito è un accesso al credito ancora più diciamo attento che richiede un'attività consulenziale ancora maggiore. Quindi quando parliamo di attività consulenziale non parliamo del calcolo, del semplice calcolo di rispetto dei parametri reddituali,
ma parliamo di una figura professionale che riesce a valutare l'operazione a 360. Ecco, io in tutte le attività che riesco a portare avanti, insomma, attraverso il mio lavoro giornalistico, cerco sempre di far comprendere al telespettatore, al lettore, insomma, a seconda del mezzo di comunicazione che utilizzo in quel momento, anche la bontà della persona alla quale andiamo a richiedere un servizio. Io presumo che anche nel mondo della mediazione creditizia ci siano i buoni e i cattivi. Allora spieghiamo, ecco, all'utente finale, a chi ci sta guardando, ai nostri telespettatori, come si fa a capire se ci troviamo di fronte ad una figura autorizzata, a un lestofante, a un abusivo, insomma, perché tanto in tutte le professioni è così e in tutto il mondo purtroppo è paese. Allora, inizio con dire che il ruolo del consulente del credito è un ruolo molto importante, perché il cliente ha la possibilità di interloquire con un unico interlocutore che rappresenta 15, 16, 18 istituti di credito presenti sul territorio. Quindi un consulente è una persona che ascolta le esigenze e, in base anche alle caratteristiche del nostro cliente, individua l'istituto più adatto a soddisfare quel tipo di richieste. Tutto questo viene svolto nella massima etica e con grande attenzione verso, diciamo, un'erogazione del credito sano. Noi siamo molto attenti anche all'aspetto della qualità del credito che andiamo ad erogare, e questo è uno degli aspetti sulla quale poniamo grande attenzione. Detto ciò, arrivo subito alla tua domanda. Anche nel nostro settore purtroppo, diciamo, ci sono le cosiddette mele marce, no? Quindi bisogna sicuramente evitare di interloquire con falsi o pseudo consulenti del credito. Per verificare se il nostro interlocutore, il nostro consulente del credito, è una persona abilitata o meno all'esercizio dell'attività, è abbastanza semplice. Basta collegarsi con il sito dell'organismo www.oam.it, effettuare una ricerca inserendo il nome e cognome del nostro interlocutore e verificare se quell'interlocutore, quindi, con il quale noi stiamo colloquiando, è una persona abilitata, riconosciuta agli istituti di credito a svolgere quel tipo di attività o meno. Sempre rivolgersi a una figura non abilitata può creare dei grossissimi danni anche nell'individuazione probabilmente di un prodotto poco adatto alle esigenze del cliente. 10 secondi, come faccio a contattare Auxilia in Campania? Allora, Auxilia in Campania è possibile contattarlo attraverso un account di posta elettronica che è help@auxiliafinance.it, è una mail dedicata al quale poter chiedere anche un servizio di consulenza a distanza, quindi qualsiasi cliente interessato può inoltrare una richiesta a questo indirizzo di posta elettronica e avere la possibilità di ricevere un servizio di consulenza comodamente da casa. Poi anche a Napoli e a Salerno, quindi a Via Verdi a Napoli e Via Diaz a Salerno, e lì ci sono i nostri colleghi che con grande piacere vi accoglieranno per analizzare le vostre esigenze del credito. Perfetto, ovviamente, dicevo, ne approfitterò subito. Grazie ad Amo Liguori, capo area Campania, Basilicata e Lazio di Auxilia Finance, per averci fatto compagnia in questa puntata dove abbiamo trattato veramente un tema importantissimo. Panorama immobiliare finisce qui, Roberto S. vi saluta, vi ringrazio e vi dà appuntamento alla prossima puntata.